doppio affondo in una manciata di ore, quello del ministro della difesa Crosetto contro la Germania. Si cerca di bloccare l'immigrazione in una parte d'Europa e se ne agevola il trasporto in un'altra, ha scritto sui social network oggi, e dall'altra Tajani che rincara. Non è chiaro quanto dicono, vorremmo capire qual è la posizione tedesca. E poi il ministro dell'interno tunisino, la Tunisia non può in nessun modo fungere da guardia di frontiera per altri paesi. Tutto questo sulle prime pagine dei quotidiani tra poche ore in edicola. Allora, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Ci fermiamo col Mattino di Puglia e Basilicata che tiene insieme i due grandi temi. Alla deriva, il governo italiano abbandonato nell'emergenza sbarchi, il bluff di Tunisi che non farà da guardia costa a altri paesi, in Val di Susa droni dalla Francia per respingere i migranti, corpo a corpo di Crosetto con Scholz, blocca i suoi confini e ce li manda qui. Allora, Sara Monaci, partiamo da qui. Insomma, con la Germania le tensioni sono tutt'altro che sopite. Appunto alla questione della gestione degli immigrati, non sono sopite, ma perché evidentemente, è complicato trovare una soluzione. L'Italia sta chiedendo anche giustamente di avere un aiuto, dall'Europa, ma in questo momento, molti paesi sono divisi. I paesi del nord non ci ascoltano più di tanto, ritengono che poi alla fine di fatto sia un problema nostro, essendo stati anche spesso critici con l'Italia, anche per quanto riguarda la contabilità. Quindi diciamo che è un tema non nuovo, il contrasto tra paesi del nord e paesi del sud. L'immigrazione è soltanto uno dei tanti contrasti. Con la Germania è, diciamo, una questione irrisolta, nei confronti della quale talvolta ci sono degli spirali di apertura. Altre volte no, sembra un po', diciamo, un gioco ancora da concludere, una sorta di partita ancora aperta. La questione è sicuramente complicata anche perché, a onor del vero, la Germania, per quanto riguarda l'immigrazione, sta gestendo una sua emergenza diversa da quella dell'Italia, va detto, perché non si trova con il recupero delle persone in mare, ma anche per la Germania si tratta di ospitare nell'arco dell'ultimo anno un raddoppio di immigrati e generalmente ne hanno anche molti di più che sono integrati nella vita dei tedeschi. Questo è un po' il rimprovero tacito che viene fatto all'Italia, cioè i profughi ucraini non vengono conteggiati. Ecco, diciamo che per loro non c'è nemmeno bisogno di una richiesta. Ci sono al momento 1 milione di ucraini. I richiedenti asilo nell'ultimo anno, vado un po' a memoria, appunto con i dati che anche tu hai citato, 204.000 nuovi richiedenti in Italia, anche noi siamo al raddoppio rispetto all'anno scorso, siamo intorno agli 84-85.000, cifre impressionanti perché anche noi abbiamo avuto un raddoppio, il 50% in più. Tu giustamente citavi che la Germania ha avuto il 70% in più. È chiaro che l'Italia ha uno stress maggiore che si concentra a Lampedusa, si concentra in Sicilia e nel sud, e che molti sindaci di qualsiasi colore politico lamentano la difficoltà a arrivare a salvare e a dare delle risposte di tipo emergenziale. Ecco, la Germania probabilmente ha una gestione diversa, ma anche perché non salva vite nell'immediato. Noi abbiamo dei confini naturali che chiaramente ci mettono in svantaggio, quindi Insomma, dobbiamo l'abbiamo. dare delle risposte anche più immediate e più drammatiche. La posizione tedesca in realtà è altrettanto confusa e credo che il motivo sia anche piuttosto semplice. Cioè, noi quando commentiamo la politica italiana tendiamo sempre a ricondurre quello che non ci torna ai climi preelettorali, no? Voi sapete che la prossima primavera ci saranno le elezioni europee. Le elezioni europee però ci saranno anche in Germania. E quindi anche la Germania, come tutti gli altri paesi dell'Unione Europea, risente di questo clima pre-elettorale. Nel caso tedesco, io direi che ci sono due forze che premono sul governo. Da un lato c'è la crescita a destra di Alternative für Deutschland, che chiaramente sull'immigrazione ha una posizione estremamente rigida, che come in Francia ha buon gioco nell'attaccare un governo, diciamo, di centro-sinistra. A Macron succede la stessa cosa con la Le Pen, e non ci scordiamo che Macron, quando successe la SOS Mediterranea, che era una ONG battente bandiera francese, prima di farli sbarcare a Marsiglia ha fatto passare
bel po' di tempo, ha tentato il braccio di ferro con l'Italia e poi peraltro neanche espulsi la metà di quelli che erano sbarcati. Quindi Scholz, cancelliere tedesco, si trova da una parte con la pressione della destra che lo incalza su questi temi, dall'altra con la pressione della sinistra, dei Verdi, che lo tirano dall'altra parte, perché invece i Verdi, per motivi ideologici, come dite, rispettabili, o più o meno condivisibili, invece propongono la ricetta opposta, cioè dicono deve venire chi vuole, bisogna fare i salvataggi in mare. Questa è stata una cosa che è stata messa nero su bianco più volte, le ONG del Mediterraneo fungono da fattore attrattivo. Oltre alla piccola questione che io mi permetto di sollevare, sembra stupida, ma non è solo nominalistica, cioè se un'organizzazione non governativa comincia a prendere soldi da un governo, quantomeno dovrebbe avere la decenza di togliere la N dalla sigla ONG e questo, ammettere che sta facendo. E questo è un altro tema che abbiamo letto più volte in questi giorni. Tra l'altro avete visto il titolo. Finisco solo che ammettere che si sta prestando a essere uno strumento per fare politica per conto di un governo.